Matteo Aglio e Paolo Scalera. È rosso. Eccoci. A rosso speriamo che funzioni, allora, perché l'altra volta che sta registrando, sei on air. Io devo dire che sono quasi emozionato per riavere qua Cadalora in macchina. No, sono emozionato perché torno indietro nel tempo di una ventina d'anni. E per questo non ti voglio fare la prima domanda, perché hai insistito a fartela Matteo. No, perché io sono appassionato di chi si inventa i lavori. Il fashion blogger era in cima a tutto. Poi ho sentito che esiste il coach di Valentino Rossi e mi sono proprio... è stato un colpo di genio. Io ho guardato qualche vostra camera car, GP1 car. No, l'ho dato un'occhiatina. Allora mi è venuto in mente una cosa. Allora... Aglio e olio effettivamente te l'avevo detto che lui è uno preparato, poi basta. Poi in realtà la domanda, cioè la risposta alla domanda ce l'hai data l'altra settimana quando abbiamo fatto l'articolo, però io vorrei che tu ce lo ridicessi qui in... Cos'è che fai? Allora, io sono... Hai avuto una settimana per pensare. Rider Performance Analyst. Cioè, questo è quello sulle fatture, quante tu... Sì. Praticamente analizzo le performance del pilota e cerco il modo di migliorarle, insomma, se è possibile. Ma c'è da dire che quest'anno, in effetti, guardandolo dall'esterno, ha funzionato, nel senso che un Valentino così competitivo in qualifica, ha fatto la pole la scorsa settimana, sempre veloce, così, cioè quest'anno lui ha fatto errori a parte, determinati poi vediamo da che. L'analyzer, cioè ha analizzato abbastanza, no? Cioè, gli hai dato qualche bella dritta, qualche pacca sulle spalle te l'ha date o... Ma io devo dire che proprio qua, poi a Phillip Island è iniziato tutto. Perché è vero, questa dei test invernali. Il mio primo ingresso, anche se ancora ufficioso, è stato durante i test che abbiamo fatto qua a Phillip Island all'inizio dell'anno. E da lì poi con Vale ci siamo trovati bene e abbiamo deciso insieme a Yamaha, a Lin, a Maio, a tutti i componenti del team, abbiamo deciso di continuare questa avventura che secondo me è andata abbastanza bene. Dici, vale il contratto? Il contratto, diamo la notizia. Siamo a buon punto. Sì. Senti, dimmi una situazione in cui, senza entrare magari nel dettaglio, ti sei trovato lì con Valentino e a un certo punto l'ha genialata, gli hai detto una cosa e lui ha detto beh, effettivamente hai ragione. Vabbè, è successo. Anche a Motegi lui l'ha detto, cioè vi siete messi, ha detto, si è messi con Flamini, Galbusera. Sì, è successo, Luca. Adesso poi cioè, ricordiamoci che è sempre un lavoro di squadra, è sempre un lavoro di squadra, non è mai il lavoro di uno solo, naturalmente. Però comunque è successo che ci sono state occasioni in cui sono riuscito a dare un contributo. Ma cos'è questo utile, fatto che quando tu sei in pista a guardare Valentino e gli altri ti senti sulla moto? Cioè che tipo di emozione provi? Questo sì. Cioè, mi è piaciuto molto questo lavoro anche perché proprio mi rende molto partecipe, mi riesco a... insomma, a sentire quasi in moto, ecco. Anche perché c'è un bello scambio con Vale di sensazioni, posso seguire tutti i meeting tecnici e questo insomma, aiuta ad essere più vicino alle sensazioni di Vale quando è in moto e a percepire qualcosa di utile quando lo seguo molto più. Ma rispetto a quando eri pilota, hai una visione diversa del lavoro? Nel senso, hai scoperto delle cose che magari quando sei coinvolto direttamente in moto non hai mai fatto caso? Se non uccidiamo un uccellino? Sì, a volte sì. Sì. Anche perché adesso qua ci sono molti più dati, no? Sui quali lavorare, ci sono molti più
e poi ho anche un confronto diretto con insomma con i competitor, cioè, cioè non vedo Vale, però poi passa anche Marquez e poi passa Dovizioso, Iannone, perciò c'è subito un raffronto immediato. Ma tu hai a disposizione anche i dati di Lorenzo, visto che è il compagno di squadra, quindi puoi anche fare un lavoro del genere sui dati? È una cosa che si fa? Sì, cioè, si può avere i dati anche di Lorenzo, si può confrontare su alcune cose, però comunque non è una cosa che faccio io. Non fai tu direttamente. Ma per esempio, qualche volta è capitato che Valentino è rientrato magari lamentandosi un po' del funzionamento della sospensione posteriore, tu hai fatto come Agostini che andava lì e premeva sulla... Hai fatto qualche volta? Perché io mi ricordo questa cosa ti faceva imbestialire, no? Sì, l'hai fatto qualcosa di simile o no? Sì, forse l'ho fatto. Non mi ha visto nessuno. No, perché voglio dire, la sensibilità è anche quella, no? No, non si può fare. No, è che non, cioè, non senti niente. Non senti niente. Non è più, cioè, puoi tastare quello che vuoi. Senti, un'altra curiosità, tu sei andato a girare con Valentino, lui con un R1 normale, diciamo dell'ultima generazione, e tu con la tua super pistolata, super alleggerita, dai, super pistola, l'ho vista nera, c'è cioè una da cosa, rapina quella, no, cosa, cioè, e quindi, però lui ha detto che la tua andava meglio. Sì, un po' andava meglio. Insomma, sai, io poi ho la possibilità di fare più cambiamenti, cosa che in questo momento. Ma andava. Per dire, sulla moto di Vale non possiamo fare niente. Cioè, ma lui andava un po' più veloce di te. No, un bel po'. un bel po'. Sì, sì. Cioè, tu non riuscivi a stare dietro. Lo perdevi, vedevi che si allontanava. Sì, la testa del pilota in quel momento che ti diceva hai sofferto molto. No, sofferto molto. Dilo, ma un pochino. Un sì, pochino, dai, sì, dai. Sai, invece rimane quando... sempre, cioè, purtroppo per fortuna nei piloti questa parte, no, di orgoglio del pilota ti rimane per sempre. Invece quando vai a girare al Mugello con Gramigni, con quella ancora lì un po' di ignoranza, cioè, mettiamo ancora lì. No, perché bisogna anche chiarirlo, perché sai, lì anche su Facebook Gramigni sta sempre lì a lo bastonare. No, siamo lì, insomma, le performance sono abbastanza simili. Cos'è che che io ho avuto un bel calo, cioè... Ma cos'è che si perde? Cioè, cos'è che perdi? Perché adesso Valentino c'ha 37 anni e va più forte di sempre. Sì. Allora, quest'anno abbiamo visto hai, Vale ne hai, sei vicino ai 60 o no? No, ancora no. Ne ho 50. Dai. 52. Ah, ecco, vabbè, 52. E cos'è che si perde? Allora, stranamente, ad esempio nel mio caso, io ho perso nello stretto lento, mentre ancora sono veloce sul abbastanza veloce nei posti quelli tosti. Da pelo, da pelo. Lì, E questo significa che non sei diventato più intelligente? Comunque. No, questo è effettivamente. No, però veramente anch'io me lo sono chiesto, ho detto, cazzo, ma strano, come mai? Eppure, cioè, per me è così. E fisicamente, perché voglio dire, la grande differenza fra lo sport di adesso e quello di prima è che tu eri un grande lanciatore di coriandoli, cioè fumavi, non hai mai fatto niente. No, beh, fumavo. Ma ogni tanto, sì, dopo il caffè. Quanti caffè prendevi al giorno? 20, 25. No. Cioè, devo dire che credo che le moto di allora, col fatto che erano comunque più leggere, non c'era bisogno di una grande preparazione fisica. Io poi vivevo di rendita, perché avevo fatto atletica da giovanissimo fino a 16-17 anni a un certo livello, perciò mi allenavo molto in quel periodo e ho vissuto un po' della rendita di questo allenamento che ho fatto prima di iniziare la mia carriera motociclistica, perciò iniziare a correre. Però sì, effettivamente ero uno che non mi
pensavo che in quel momento fosse molto importante essere preparati mentalmente. E cioè, cosa facevi per prepararti mentalmente? Questa è carina. A me piaceva giocare a biliardo. Che è una cosa, voglio dire, c'ha il suo senso. Cioè, no, 8:15 lo chiamavamo lì. Poi sai che i giochi di biliardo, sì, ogni, dipende un po' ogni dove zona, vai. Ogni provincia ha le sue regole, così. Senti. Però era molto strategico, sai, sì, giocare, cioè, a un certo livello diventa... Siamo nella DeLorean. E possiamo la della macchina ritorno al futuro e possiamo anche avanzare nel tempo, possiamo fare quello che ci pare. Tac! Dove andiamo? Ci troviamo con la stessa età e mettiamo insieme uno schieramento di partenza con Luca Cadalora, Valentino Rossi, Mick Doohan, Eddie Lawson, Wayne Gardner. Che cazzo succede? Agostini. Interessante. Se la batte anche secondo te, perché dai, è sempre stupido fare i rapporti, sì, eccetera. Sì, però dai, secondo me chi è andato forte, qualsiasi sia stata l'epoca, ha affrontato più o meno le stesse difficoltà e credo che un campione, un grande campione è un grande campione di tutte le epoche. Non penso che ci siano grossa differenza. Per me Valentino è sicuramente il campione per eccellenza. Senti, tu di Valentino volevo farti una domanda, sì, c'è una domanda seria. Abbiamo detto che è andata... Me la segno. Occhio, segnatela che... No, abbiamo detto che è andato velocissimo quest'anno, però ha sbagliato tanto, anche lui a un certo punto ha detto ho fatto una stagione da debuttante, no? Fra virgolette. Sì. Come gli spieghi tu questi errori e anche le Michelin, cambiamenti regolamentari? Cioè, quest'anno ci sono stati due cambiamenti importantissimi e poi contemporanei, cioè il cambio della gestione elettronica della moto e il cambio degli pneumatici. Secondo me queste due variabili hanno creato non poche difficoltà durante la stagione per adattare la moto alla perfezione. Naturalmente i piloti che hanno cercato di più il limite hanno anche trovato qualche scivolata. Troppo... Sì, però devo dire che per noi veramente la cosa che ha cambiato questa stagione è stata la rottura al Mugello. Senti, non ti è venuto in mente di consigliare a Valentino quello che tu facesti all'epoca, no? Cioè, no, veramente, cioè, cos'era? Dunlop davanti e Michelin indietro? Mettiamo la Bridgestone davanti e... No, ma guarda, allora adesso, sì, allora, sì. Ma a parte che io mi sono anche chiesto come ho fatto a fare... come sono riuscito a fare certe cose. No, ma dove eravamo? Dove eravamo? Eravamo nel 94, Team Roberts. Tu che gli hai detto a Kenny per convincerlo a metterti due gomme diverse? Non mi ricordo, però praticamente insomma avevo questa esigenza di avere insomma qualcosa di diverso e mi fu concesso di farlo questo. E davanti cosa ci mettessi? La Dunlop? No, Michelin. Alla Michelin davanti. Avevo Michelin davanti e dietro Dunlop. Perché noi avevamo un contratto con Dunlop. Le rene erano Goodyear? No, bisogna anche dire però che Michelin secondo me ha fatto, cioè non ci si rende bene conto di cosa vuol dire produrre dei pneumatici per queste moto, cioè con queste prestazioni. Non è un compito facile, loro hanno lavorato veramente duro, ancora adesso stanno lavorando, secondo me stanno facendo un ottimo lavoro, poi può capitare l'inconveniente durante la stagione, cosa che credo sia successa anche nei primi anni di Bridgestone. Senti, io ho saputo, così chiudiamo l'intervista e ti do un'informazione, ho saputo che tu hai un desiderio e ho sentito che la Yamaha a fine anno stanno parlando di farti provare la Valencia, la M1 di Valentino. Ho sentito che parlavano in giapponese, io lo capisco, e hanno detto glielo proponiamo e però non diciamo guarda questo è il tuo guadagno di quest'anno. Allora,
Accetti o no? Adesso dai, ci pensiamo un attimo, magari la provo poi quest'altro anno. Grazie Luca, grazie. Grazie. Luca. Chiudi. Che cavolo schiacciato? No, vabbè, che cos'è? Vabbè, non vedo. Sì, sì.